discipline analogiche perché praticamente sono delle discipline appunto integrate, ossia praticamente che riguardano diversi campi di applicazione di un'unica materia, e questa unica materia praticamente è lo studio dell'inconscio, ossia delle leggi e delle regole che governano le emotività dell'uomo. Quindi potremmo parlare anche di psicologia analogica. Da lì partono praticamente i diversi contenuti espletativi di questa materia, che si essenzializza attraverso quattro, essere più preciso, settori importantissimi della vita di un individuo. Essi sono praticamente il settore della comunicazione, quindi comunicare in modo efficace e eccellente al fine di ottenere assenso e consenso, e quindi questo è un obiettivo massimo della comunicazione. Un sistema di comunicazione che si basa esclusivamente sull'utilizzo e la gestione dei linguaggi non verbali, quindi delle emozioni. E poi abbiamo l'applicazione nel campo dell'ipnosi di questa psicologia analogica. Nel campo dell'ipnosi, ecco che abbiamo tecniche induttive non verbali che rendono estremamente rapido la realizzazione di una fenomenologia ipnotica, e con essa anche l'utilizzo che se ne può fare nel campo per il benessere e la qualità della vita, in sostanza. Poi spiegheremo per quale motivo è importante conoscere questi approcci ipnotici, per la felicità dell'individuo e dell'uomo. Terzo è l'applicazione nel campo della filosofia analogica, ossia uno stile di vita affinché noi possiamo con il nostro pensiero poter adeguarci e gestire le situazioni in cui ci troviamo. In altri termini, la risposta alla domanda noi chi siamo, anche in questo caso viene espressa attraverso questo filone della conoscenza della filosofia analogica. L'ultima applicazione è la fisioanalogia, ossia l'utilizzo per quanto riguarda la risoluzione di problemi e di malattie dell'individuo. Quindi si intende problemi emotivi, psicologici, ma anche problemi di tipo organico-funzionale, di diverso tipo, quale anche il cancro, quale anche le somatizzazioni. Ecco, pongo questi due termini così per far capire che l'applicazione è molto vasta. L'insieme, ciò che unisce tutte queste discipline, appunto, queste quattro discipline, sono praticamente il concetto di analogia, che è il sistema che utilizza praticamente il nostro inconscio, ossia la nostra parte emotiva istintuale, la nostra intelligenza emotiva, per poter raggiungere i suoi obiettivi nella vita. Mentre l'istanza logica, ossia il nostro ragionamento, si basa sul sillogismo per identificare le cose della serie se il treno fischia e tu fischi, tu sei un treno, l'inconscio utilizza invece l'analogia, e l'analogia vuol dire il simile a livello prettamente di tipo emotivo-emozionale. Parlare di ipnosi non vuol dire ghettizzare e limitare l'utilizzo di questa specifica disciplina o settore di appartenenza. L'ipnosi fa parte della vita dell'uomo, ossia in altri termini, ogni qualvolta che noi ci coinvolgiamo emotivamente nei confronti di un'idea, di una cosa, di una persona, automaticamente noi siamo in uno stato di ipnosi. Quindi ipnosi è sinonimo di emotività in sostanza, che si contrappone alla logica razionale, quindi alla ragione. Sono due elementi fondamentali dell'essere umano, appunto la ragione e le emozioni. Ebbene, noi parliamo, l'essenza della nostra ipnosi è l'atto di incontro tra la parte emotiva e la parte logica della persona. Si chiama flash ipnotico, quel momento creativo in cui l'individuo attraverso la sua ragione trova la sua creatività, ossia il suo impulso emotivo a un cambiamento e a un coinvolgimento emotivo. Infatti i cambiamenti avvengono sempre per coinvolgimento emotivo, siano essi relativi a fatti della vita, sentimentali, affettivi, autorealizzativi, di diversa natura, ma anche in relazione praticamente ai disturbi dell'emotività del comportamento,
anche praticamente l'ansia, l'angoscia, la paura, il panico sono stati emotivi e anche la depressione che nascondono in effetti un bersaglio ben preciso di tipo emotivo-emozionale, che è il sintomo. Quindi il sintomo può essere livellato ai coinvolgimenti emotivi che noi viviamo verso le persone. Quindi in questo caso deipnotizzare l'individuo, ossia praticamente fare in modo che l'individuo si possa liberare da questo tormento sintomatico, parlo dei disturbi, dell'emotività, del comportamento, fobia e altre cose ancora, vuol dire ritornare alla sua libertà. Quindi lo studio dell'ipnosi non è fatto solo, diciamo tra virgolette, per ipnotizzare, ma è fatto soprattutto per far sì che la persona possa autogestirsi i coinvolgimenti emotivi e emozionali che vive nella sua vita quando questi coinvolgimenti appaiono un po' ossessivi o anche compulsivi, ossia con una carica energetica tale da rendere difficile il nostro autocontrollo. La finalità di tutto, di queste discipline, è il benessere. È il benessere e la felicità. Termino con una frase ben precisa. L'uomo è felice nel momento in cui persegue i propri sogni in libertà e in pace con la propria coscienza. Quindi questo è l'obiettivo che noi intendiamo raggiungere attraverso le conoscenze di queste discipline.